Buongiorno web amici, benvenuti in un altro video da Credendario. Oggi vi faccio vedere l'allestimento che si può fare a 1-0. L'allestimento è stato fatto per la polizia locale, quindi se siamo vigile e anche tu avresti piacere di avere una moto elettrica per poter girare nella tua città, nel tuo paese, in tranquillità, soprattutto nei centri pedonali, chiedilo al tuo comune che te ne faccia avere una e noi siamo pronti a fare l'allestimento. L'allestimento è creato appositamente per il servizio di polizia locale. Ma andiamo a vedere nel dettaglio un po' il tutto. Allora, la moto è una classica 0DS, chi non lo sapesse, una moto elettrica, velocità effettiva di punta 139 km/h, batteria, come vedete c'è scritto anche qua, 14,4 kW per un'autonomia di 262 km in città. Ovviamente se aumentiamo la velocità fuori della città, per far rima con velocità, si va a diminuire ovviamente l'autonomia del mezzo. Comunque diciamo che un 100 più abbondanti chilometri si fanno a 130 all'ora, diciamo che un 150-180 secondo me si fanno tranquillamente. Ovviamente d'estate parliamo in strade di pianura e con un peso di 75 kg circa sopra. È vero che addobbate in questo modo con un po' di peso così scendiamo di qualche chilometro. Comunque diciamo che principalmente sono fatte per andare in città e nei paesi così, quindi tranquillamente l'autonomia ci basta. Ricarica in configurazione standard, caricandola con il cavo classico da 220 volt, andiamo ad attaccare lo spinotto qua dietro e quindi infiliamo direttamente 220 volt nella moto. Ha un trasformatore interno, purtroppo un po' lentino, 1,3 kW, quindi per caricare 14,4 fate il conto, 1,3 kW per 10 ore fanno 13 kW. Ma esiste il charger da mettere qua dentro. Qua abbiamo un piccolo spazio, non sto a fare vedere la moto perché tanto l'ho già fatta con un altro video con la Black Edition Forest, quindi potete andare a vedere, è uguale. Qua si può mettere il caricatore più rapido e passiamo anche meno di 2 ore per poterla caricare, oppure possiamo mettere anche la batteria, quindi o mettiamo il caricatore rapido o mettiamo la batteria aggiuntiva. Con la batteria aggiuntiva superiamo i 300 km di autonomia sempre in città e devo dire che è tanta roba. Peso più o meno siamo sui 187 kg in questa configurazione, ovviamente con tutto questo addobbo aumenta almeno di una trentina di chili tra questa staffa con la sirena, le varie valigie, gli lampeggianti eccetera eccetera. Se fosse un vigile mi piacerebbe averla perché intanto non inquina, è silenziosa, non disturba la gente, ovviamente facendo attenzione a non investire qualcuno, e ha una linea tutto sommato anche molto comoda e per lì possiamo mettere anche varie cose. Allora vi faccio vedere intanto il funzionamento, ma è molto, molto basico. Questo qua è un video solo informativo per far vedere che anche zero si può tranquillamente usufruire anche come vettugine, diciamo come motoveicolo, scusatemi, per la polizia municipale e non solo. Allora, molto semplicemente questo allestimento, se noi tiriamo in giù, avrà le luci fisse, vedete, davanti e dietro. Se la tiriamo un pelo più su, vedete che lampeggia. Se la metto su, spengo subito perché fa veramente un casino alla Madonna. Per il resto, molto semplice da guidare, ragazzi, senza marce, freno, pedale come una vera moto termica sul piede destro, leva della destra con la mano per il freno centrale, ABS, motorizzatori Showa, come vedete qua abbiamo dei bellissimi Pirelli MT60 che io ho già guardato in precedenza su altre moto, 190 da 19, mentre posteriore abbiamo sempre dei Pirelli MT60, 180, 80 da 17. Ammortizzatori Showa, anteriori, posteriori, regolabili, non sto a stare a dirvi tutte le opzioni perché si possono fare in qualsiasi precarico, estensione, tutto quello che volete, quindi senza nessun problema. Dotata di un'app dove noi possiamo anche monitorare il mezzo, soprattutto quando lo mettiamo a caricare, effettivamente dall'app riusciamo a vedere se è carica completamente oppure la percentuale che ha caricato fino in quel momento.
Boh, altro dire, non ce n'è, la uso tanto per farmi un giretto e farvi vedere, ma non è nulla da spiegarvi perché era solo per farvi vedere l'allestimento, questo allestimento della polizia locale. Bene, metto la mia Insta360, prova del microfono, vediamo se stavolta funziona, se ce l'abbiamo fatta rispetto ai video precedenti, spero di sì, prima o poi di riuscirci, c'è ben poco da dire ragazzi, come vi dicevo, era solo per farvi vedere l'allestimento. Se vi piace, fatemi sapere, chiamatemi che possiamo fare questo tipo di allestimento. Boh, ci vediamo per strada. Ok, prova se funziona tutto, speriamo di sì. E niente, usiamo questa moto, nulla da dire, confortevole, a me piace, frenata ottima, anteriore, posteriore, ABS, nona generazione Bosch, con ABS cornering. Se non sapete cos'è andate a leggere, se no se mi scrivete ve lo spiegherò. Diciamo che è un'evoluzione dell'ABS che conosciamo tutti normalmente. Ripresa, beh, ragazzi, lo vedete anche voi e lo sentite. Ok, questo è anche regolabile, quindi adesso non l'ho proprio avvitato, ma come potete vedere si può regolare a piacimento. Ok, bello perché la gente mi guarda male, ma io non avevo la divisa da vigile urbano e quindi mi sono dovuto mettere un paio di pantaloncini classici tipo mare, ma tanto il giro sarà breve e quindi era solo per vedere che tutto funzionasse. Ragazzi, sentite che spinta che ha, arriva veramente subito a 120, 130 anzi, in realtà 140 se io accelero, dietro li supera pure, quindi diciamo che 139 dichiarati, ma in realtà va di più. Uno dei pregi della Zero è quello, che quello che dichiarano è sempre inferiore a quello che poi fa. Speriamo di aver risolto veramente il problema dell'audio con questo Insta360 e con il microfono, che sto usando il microfono praticamente dell'interfono. L'altra volta ho usato l'AirPods del casco e si sentiva una schifezza. Forse così sembra di aver risolto il problema sempre, poi andremo a vedere in fase di montaggio se sarà così o no. Vabbè. Via si sorpassa. Questa qua ragazzi mi sa che è sbloccata per i vigili, 164 all'ora, Al prossimo video da Credendario non sto più a dirvi se vi è piaciuto o no, perché tanto l'allestimento è questo qua, la moto l'ho già fatto in un altro video. Al prossimo video da Credendario, ciao ciao!